Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme la marcia nuziale di Mendelssohn per otto bassi. In molti me l'avete richiesta ed ecco qua insomma la lezione. Ci sa anche la lezione per due quattro bassi, differisce di poco, quindi sarà una lezione molto veloce questa. Ascoltate comunque il video che trovate sul canale. Inizia così, quindi ta 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 ta. Mettete solo l'accordo, quindi ta 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 ta. Uguale. Poi. Ancora questo, quindi così. Ta, ta, ta. Uguale. Se mettiamo un metronomo, magari capite anche la pulsazione. Ta, 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 ta. Sì, molto lento, così a 60. Quindi 1, 2, 3. 2, pausa. 1, 2, pausa. Ovviamente finisce l'aria perché è molto molto lenta. Ecco qua, ciò che vi ho fatto vedere velocemente è questo che è scritto qua. Qua ci sta un ribattuto sullo stesso tasto, quindi ta 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 ta, due pulsazioni, pausa, ta 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 ta, due pulsazioni, pausa, ta 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 ta, poi ta 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 ta, ta 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 ta. Ta, 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 ta. Siamo arrivati fino a qui, tranne l'ultima terzina. Sono tutte terzine. Napoli, ta, pausa, Napoli. Guardate l'altro video che vi aiuterà anche tanto. Fatto questo, andiamo avanti. Utilizzate solo l'accordo perché è più comodo, finisce meno l'aria. Insomma, quindi poi, avendo memorizzato questo, andiamo avanti. Abbiamo 2, 3, 4, senza bassi, quindi ta, ta, ta. Poi possiamo usare tutti e due bassi insieme, da qua in poi, quindi. Però vediamo solo prima la parte melodica, quindi 1, 2, aprendo, il 3, 2 cerchiato, 3, 2, salite e chiudete, 3, ripetiamo questa frase, quindi chiudo, dopo le 3, no, 2, 3, 4, la terzina Napoli, 1, 2, apro, 2 cerchiato, 3. Fino a qui ci fermiamo per ora. Riprendendo di qua, metto una V così è più facile capire. Da queste tre note, Napoli, il 5, 1, 2, apro, tam, tam, senza le note piccole, tam, 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 chiudo, tam. Ecco qua, senza gli abbellimenti per capirci, poi vediamo di inserirli magari. Quindi qui, ripetiamo, 1, 2, apro, tam, 2. In apertura 3, 2 cerchiato 4, pa, 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 quindi pa, pa, pa. Con la metronomo è così, ascoltate. Poi chiudo 2, 3 cerchiato 4, quindi ecco qui, pensate, ecco qui, fate solo questa frase per ora. In apertura e poi in chiusura, quindi ecco qui, chiudete, ecco qui. Bene, fatto questo per una mezz'oretta, l'avete memorizzata, andiamo avanti, aggiungete questo. Questo. E questo quindi. Bari, bari, bari. Quindi. Sono le ultime sei note, queste tam tam tin tam tam. Fatto questo, collegate tutto, questa parte delle ultime tre note del primo rigo, sarà così: Napoli, 1, 2, aprite. Qua cambia in apertura 3, 2 cerchiato e 3 cerchiato, tam, tam, tam. Poi 4 e 3 cerchiato, 4, pam, pam, 1, 2. Ripeto questa frase dopo il 3, 3 in chiusura, 3, poi e poi 1, 2. Lo collegate, sarà così, quindi tam. La frase qua cambia, di qua cambia, quest'ultime note qui cambia.
queste qui cambiano, va bene? Quindi questo è tutto uguale sopra. Fate per bene, quindi di qua, tutta questa parte fino a qui, è la, diciamo, la prima parte. Ok, andando avanti abbiamo il 3, quindi 1, 2, siamo al penultimo rigo, quindi due pulsazioni, poi una e mezzo, 1, 2, in apertura 3 cerchiato, 4, 3, allargate di un tasto e suonate il 2 cerchiato, quindi questo, quindi ancora questo, quindi 3 cerchiato, 4, 3. Dovete allargare di due tasti, quindi ancora questo, due, poi in apertura, tre cerchiato, quattro, tre. Ecco qua, la frase è questa, quindi in chiusura, un, due, poi in apertura, tre cerchiato, quattro, poi sì, il tre e il due cerchiato allargate di due tasti. Fatto questo per un bel po' di tempo, andiamo avanti, e questo, come prima, allargate i due tasti, quindi ripeto questo, 4, in apertura 3 cerchiato, la stessa nota praticamente in percezione, vedete? Ripeto, 1, 2, 3, 1, 2, e la frase è quella che vi stacco ora, qui metto una V così la stacco dall'altra, e questa ripetetela per una mezz'oretta, collegate tutto il rigo, collegando tutto il rigo volate il foglio tutto in diretta come sempre, quindi è questo, quindi andiamo avanti, ultimo rigo, poi quinta posizione, 3 3, ripetiamo questo, 2, poi 3 3 4 4 2 cerchiato, e fate solo questa frase, la ritmica è come sopra, non cambia nulla, è così, ascoltate, quindi lento. Così a 60 molto lenta, quindi appunto per memorizzarla bene. La stessa ritmica di sopra, ma cambiano le note, in quinta posizione, attenzione. Bene, fatto questo, vediamo l'ultima frase. In apertura abbiamo il 3. Quindi il 3, poi 2 cerchiato, 3 cerchiato e il 4, quindi questo. E poi l'altra frase, 2, 3 cerchiato, 4. Questi tre tasti, quindi. Quindi collegate le prime tre note che sono queste, poi quest'altre, e sarà questo, quindi molto lentamente. Memorizzate, insomma, tre alla volta praticamente. Le prime tre che sono queste, vi metto un segno sopra, e le altre tre poi. Prima queste tre dovete memorizzare, poi queste altre tre, poi le collegate, insomma ci vorrà un bel po' di tempo, e poi queste sono le tre note che ci faranno collegare, vabbè, collegate prima tutta questa seconda parte, che è così, quindi. Sesta posizione, e si prende dal secondo rigo praticamente di qua. Bene, il fine si ripete tante volte per poi finirla qui, un rallentando fate alla fine qua. I bassi vanno messi uniti, quindi così. All'inizio solo un basso ci andrà. Notate, sotto ci sono scritti praticamente A, solo accordo, ma voi mettete basso e accordo insieme, va bene? Quindi c'è poco da capire, c'è qualche adattamento, ovviamente qua ho lasciato le alterazioni sia qui che qui sotto, sullo strumento non ci saranno. Bene. Per oggi è tutto, quindi se è stata utile questa lezione condividetela sui social, sarà un modo per farmi capire che, diciamo, la lezione vi è stata utile. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!